Nuovo blitz all'interno dell'ex convitto Vittoria Colonna a Fano. Nella giornata di ieri, quella di martedì 20 agosto, la polizia locale insieme ai carabinieri hanno condotto un'operazione congiunta dove è stato individuato dentro all'edificio di via Montegrappa un cittadino extracomunitario senza fissa dimora proveniente dalla Guinea. A seguito delle indicazioni fornite dal Comitato dell'Ordine e della Sicurezza, il sindaco ha sollecitato le forze dell'ordine a monitorare la struttura viste le numerose segnalazioni ricevute da parte dei residenti che negli ultimi giorni avevano notato nuovi movimenti sospetti nella zona che, nonostante gli interventi di muratura degli ingressi, sembra non scoraggiare nuove incursioni. Fano deve essere una città sicura. Queste le parole del primo cittadino Luca Serfilippi. Sì, nuovo blitz a seguito anche di segnalazioni che ci sono pervenute dei cittadini. Purtroppo da anni l'ex Vittoria Colonna è praticamente utilizzato da abusivi che pernottano o stazionano in quella zona. Ho dato mandato al comando di polizia locale e li ringrazio perché sono intervenuti immediatamente anche in collaborazione con i carabinieri in questo caso, erano già intervenuti con la polizia di Stato più di un mese fa. Il messaggio è chiaro, noi non tollereremo mai più situazioni di abusivismo nella nostra città. Quell'immobile non è di nostra proprietà e c'è già in corso un'interlocuzione, anzi ringrazio il prefetto che ha già convocato per settembre una riunione anche con Infimit, che è una società del Ministero del Tesoro, quindi è importante proporre e valutare insieme alla proprietà una valorizzazione di tutto quell'immobile per far sì che nel medio e lungo termine queste situazioni non avvengano. È chiaro che nel breve termine situazioni di questo genere verranno continuamente riprese e verrà insieme anche alla proprietà ristabilito il decoro in quella zona, perché non è possibile che in questa città avvengano situazioni di abusivismo.